dei capitoli. Oggi tutti sono artisti, cioè, tutti. Capito? È una cosa che ti metti sul petto qui, artista, non artista, arte, non arte. Tutti usano sta parola come la parola amore, non una parola abusata. E quindi a causa di secoli di uso improprio ha quasi perso un po' il sapore del suo significato e io forse, ma neanche lo capisco molto bene. Marco mi dice, se posso, certo, ti senti più artista o più uno scultore? Beh, io sono scultore, sono proprio 100% scultore. Artista, artista lo decide chi guarda. Non lo dici, io posso sentirmi artista, ma di certo non lo vado a dire in giro. Su Instagram devi scrivere artista come categoria, su Facebook uguale, ma è una cosa che io non riesco a descrivere molto bene. La posso usare questa parola, l'ho usata, la uso tante volte, eccetera, eccetera. Me la affibbio anche così, pour parler. Ma poi in realtà io sono uno scultore, sono un decoratore, ecco, diciamo così, sono molto più vicino a quell'idea. L'arte è una cosa che voi mi riconoscete, che io posso riconoscere negli altri, ma sono affari miei. Sono affari miei, affari vostri, io neanche ho necessità di saperlo se mi considerano artista o meno. Ma sicuramente sono scultore perché faccio una cosa che ha un senso molto preciso, cioè è molto chiaro il gesto della scultura, benché lo si voglia oggi mascherare di tante altre cose, ma sicuramente sono scultore perché scultura è una cosa molto precisa e quella che io faccio è scultura. E niente, quindi sì, io sono scultore, poi artista, posso sentirmi artista, posso voler tendere a quella dimensione necessaria magari, ma ho una mia idea e quella è incondivisibile perché poi la devo spiegare con le parole sono dei grandi limiti, invece io come scultore ti faccio vedere quello che faccio, come artista apro dei capitoli, oggi tutti sono artisti, cioè, tutti. Capito? È una cosa che ti metti sul petto qui, artista, non artista, arte, non arte, tutti usano sta parola come la parola amore, non una parola abusata. E quindi a causa di secoli di uso improprio ha quasi perso un po' il sapore del suo significato e io forse, ma neanche lo capisco molto bene. E quindi so, però, per certo posso dire che mi occupo di scultura. Sì, quello posso dirlo perché mi riconosco in un linguaggio della tradizione, tra virgolette, che ci ha educati ad un certo tipo di bello e che noi in un modo o nell'altro inconsapevolmente riportiamo in tutte le cose che facciamo, nel modo in cui ci atteggiamo, nel modo in cui parliamo, nel modo in cui prestiamo attenzione a determinati oggetti estetici che ci circondano, no? Anche il nostro gusto si è formato perché abbiamo vissuto dei luoghi, quelli che oggi a causa della quarantena non possiamo frequentare, ma comunque è per quel tipo di bellezza che l'hanno fatta delle persone che erano scultori, pittori, decoratori in generale. Perché decoratori? Perché erano assoldati, lavoravano al soldo di grandi committenze che volevano decorare perché? Per dire delle cose, per raccontare delle storie. Ecco, quindi questo è il fatto. Io posso dire con certezza che sono uno scultore. Se sono artista, questo spetta a voi, io posso sentirmi artista, ma è un problema mio, insomma. Ecco, quindi non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda, che è una bella domanda. Grazie.